Dalla prima pagina all'ultima, la ferrovia sotterranea è un'esplosione di emozioni. Cora è la protagonista ed è un personaggio veramente titanico, sia per il suo coraggio, ma anche per la sua dignità, per la sua voglia di emanciparsi e per la sua voglia di vendicarsi di tutte le morti che in qualche maniera si è lasciata alle spalle. Io ho cercato di darle voce e di darle una voce molto, molto delicata, come se tutto questo dolore, tutta questa cattiveria e tutta questa violenza che lei ha subito non l'avessero veramente piegata. La sua essenza rimane dolce, la sua essenza rimane tenera. In questo caso noi parliamo di un'esperienza molto lontana, per esempio, dalla mia vita, ma che comunque mi mette in relazione con quell'io anche mostruoso e anche in qualche maniera salvifico che è protagonista in questo romanzo. Tutti quanti noi ci possiamo ritrovare qui dentro. Noi siamo ancora protagonisti di una contemporaneità fatta di razzismo e di intolleranze, fatte di respingenze rispetto alla diversità e alla sofferenza degli altri. Chiudiamo frontiere anziché aprirle, vediamo donne incinte sui treni che dalle gendarmerie francesi vengono sbattute fuori per essere rimandate nel loro paese. Siamo in presenza di una brutalità ancora, purtroppo ancora in auge e ci sentiamo di rivendicare, no? Come nel romanzo di Colson Whitehead, proprio questo bisogno di giustizia. Sembra veramente stravagante doverne ancora stare qui a parlare, però evidentemente ce n'è ancora bisogno.